Ciao, in questo video ti mostro cosa succede quando si monta un operatore inadeguato, in questo caso uno scorrevole, su un cancello molto grande con caratteristiche non adatte al motore. Come sempre ti ricordo che se il video ti è stato utile e ti è piaciuto, faccelo sapere mettendo un mi piace sotto e iscrivendoti al nostro canale. Questo è un caso reale che è successo con un nostro cliente e ti vado a spiegare. Quando ci ha chiamato, il problema del cancello era che si fermava più volte lungo il percorso e poi ripartiva. E il motore installato era un SL830 della GBD, ma il cancello che movimentava, a parte essere molto grande, ma aveva un uso veramente, intensivo. Durante il sopralluogo si è evidenziato subito l'inadeguatezza dell'operatore. E successivamente, quando l'abbiamo smontato e portato sul banco, ci siamo accorti di alcune usure eccessive che hanno confermato la nostra diagnosi. La prima è quella del pignone. Il pignone è molto consumato e quindi questo era il problema per cui non agganciava molto bene sulla cremagliera e quindi si fermava più volte. Un'altra dimostrazione del fatto che il motore fosse inadeguato è che il trimmer della forza, il potenziometro che regola la forza del motore, era messo al massimo. Significa che chi ha montato questo operatore ha dovuto regolare la forza al massimo, altrimenti il cancello non si muoveva. E questo è come prendere un'utilitaria e andare a 180 all'ora tutti i giorni, 7 giorni su 7. È logico che non potrà durare a lungo. Quindi qual è stata la nostra soluzione? Logicamente abbiamo proposto al cliente se volevano la riparazione del motore stesso, anche se gli abbiamo detto che logicamente non potevamo fornire nessuna garanzia, non sulla riparazione, ma essendo il motore inadeguato sarebbe continuato ad essere inadeguato anche successivamente, oppure sostituirlo con uno effettivamente efficiente e quindi con un motore che ha una portata praticamente doppia di questo operatore qua, il Pass 1200, in modo da risolvere definitivamente il problema e risolverlo anche in maniera molto veloce. Un altro problema erano i cavi, una cosa che sottovalutano un po' tutti. Se guardate la foto successiva, potete notare quello che abbiamo trovato sfilandoli. Intanto erano cavi telefonici, quindi rigidi. Ciò significa che il freddo, il caldo, insomma, li avrebbero spezzati prima o poi. Ma proprio all'interno dei tubi la guaina era rovinata, perché sono cavi che non sono adatti a fare il lavoro di automazione. Esiste un cavo specifico che noi utilizziamo sempre proprio per risolvere questi problemi. Allora, logicamente il cliente ha scelto la seconda opzione, quella della soluzione definitiva, e abbiamo sostituito il motore e questo è il risultato che potete vedere nel filmato. Questo intervento è la conferma che la scelta di un preventivo non va mai effettuata solamente in base al prezzo, ma va effettuata anche analizzando quello che effettivamente il preventivo fornisce. Quindi scegliere solamente in base al prezzo più basso è sempre la scelta più errata. Ciao, ti saluto e ti ricordo che se vuoi puoi acquistare i nostri ricambi su shop.segema.net. Se sei nella zona dei Castelli Romani e vuoi venire a portarci un motore in riparazione oppure vuoi richiedere un intervento tecnico, lo puoi fare utilizzando i contatti della pagina successiva.